Ok ragazzi, partiamo subito con un altro bellissimo qui gameplay di PES su PES 2017 in compagnia del vostro Diablotex. Allora, cerchiamo di vincere qualche altra partita ragazzi, perché è fondamentale vincerle, insomma. Ok, vediamo un po'. Io non capisco perché ci metti tutto questo tempo a risalire le A di cortesia, vabbè. Poi lo sai il gioco, il perché. 491 di rating, comunque ha più di me ragazzi, ha un po' più di me, ma vediamo. Di Savona ragazzi, di Savona, io arrivo da due vittorie, quindi comunque ho la carica giusta per cercare di far bene. Poi ecco, anche lui a CR7, vabbè, oramai ragazzi, anche Ibrahimovic e Ronaldinho, Maremma, Cinghiala, va bene, Ronaldinho che non è in forma, vabbè, andiamo su Neymar ragazzi, Busquets, vabbè, mettiamo cross qui, Davids lo lasciamo lì, quindi a questo punto qui Ramos va qui e facciamo che Chiellini va in questo modo, è l'unica soluzione che posso insomma adattare, ecco, ok, va bene. Maradona sta bene, Robben sta bene, Suarezito quasi quasi, primo tempo lo fa Suarez ragazzi, in modo che cerchiamo di dare quella spinta in più in attacco. Allora Pogba, CR7 l'ha messo in panchina, eventualmente anche a lui Suarez è in forma fisica buona, ecco, devo pensare questo. Vabbè, detto questo, iniziamo questo gameplay ragazzi. Vi dico la verità, oggi non sono tanto in forma per registrare, però il canale va portato avanti, quindi bisogna farlo, insomma, bisogna registrare, però purtroppo non sono in forma ragazzi, però cercherò di applicarmi, ok? Cercherò di giocare bene. E là. Anch'io dovrei usare Ibrahimovic. Ma vaffanculo! Ho detto io che non sono in forma e devo star fermo. E no, invece devo registrare io. Vabbè, dai. Manteniamo la calma. Tante volte è successo che ho subito gol e poi... E poi non aggiungo altro, Ok, allora. Anch'io dicevo dovrei usare Ibrahimovic, ma purtroppo non rientra nel mio stile di gioco, ragazzi, e quindi non saprei usarlo a dovere, ok? Vediamo un po'. Se vinco, vinco, ragazzi. Se perdo, perdo. Non posso farci nulla. Ci sono giornate così, diciamo, no? Quindi, vabbè, dai, andiamo. Ottimo, così, vai su Arresito. Vabbè, vai su Arresito, poi giustamente non corre più di tanto e non recupera la palla, giustamente. Dai, su Bradone, dai, che puoi farcela. Puoi batterlo, cazzo. Suarez, ti serve quella spinta in più e poi sei il top, eh? Vabbè, però dai.
Comunque, ragazzi, stiamo giocando abbastanza bene. Sto giocando abbastanza bene, quindi il problema è che ho subito subito gol, quindi è solo questo, insomma, il problema, ragazzi, che ho subito io per primo, vabbè. Sono piccoli dettagli poi questi, eh. Vabbè, allora, ho detto lì tiro con Suarez o la passo, vabbè, dai. A volte le faccio le stronzate. Ecco, questa è un'altra stronzata che ho fatto, esempio. Giusto per dirne una o due, poi insomma, fate voi. Vabbè. E là, quella entrata è così, però non è fallo. Io ho visto un'entrata un pochettino, poi magari sbaglio, era sulla palla, non. Questo qui vuole attaccare, questo qui vuole attaccare, ragazzi, vuole attaccare. Ottimo, così, Suarezito, vabbè. Ah, per Davids, ragazzi, Davids che, vabbè, che leone Davids. Poi dite che non devo farlo giocare io, Davids. Vi fa certe giocate, ragazzi. Vi fa certe giocate se in forma. Mamma mia, qui l'ho vista male. Qui l'ho vista male. L'ho vista veramente male lì, ragazzi. Ma veramente male. L'ho vista veramente male, sì. Eh sì. Ma vaffanculo. Ho detto che io non sono in forma oggi, devo farmi i cazzi miei non me li faccio mai. Vabbè, dai, lasciamo stare, lasciamo stare. Qui ce la dimentichiamo a divisione 2, ragazzi, di questo passo, eh. Ce la dimentichiamo proprio. Qui si torna in divisione 4, lo dico io. Ve lo dico io come va a finire la cosa qui. E ben mi sta, perché io insisto su delle cose che. Vabbè. Dai, su. Vabbè, ragazzi, sto tranquillo, non vi preoccupate, sto tranquillo. Sì, ma ti fai avanti, Neymar, cazzo, cosa cazzo ti fermi lì? Si ferma lui si ferma. Lui si deve fermare. Messi gli piazzava un cross lì e la metteva di testa. No, lui si deve fermare. Andiamo, va, grande Suarez. Grande Suarez, dai. Un primo tempo un po' così, ragazzi, un primo tempo un po' così, solo due tiri in porta. E vediamo un po'. Controllo una cosa, eh. Ok, va bene così, dai. Andiamo, andiamo. Cerchiamo di insistere qui, ragazzi. Ci sono un gol da recuperare, un altro per cercare di andare in vantaggio. E vabbè. No, Neymar, no, 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 non puoi fare queste cose, Neymar. Non puoi fare, no, non devi. Non devi fare quegli errori, Neymar, eh. Facevamo un gol adesso, ad inizio primo tempo.
L'avversario andava sotto agitazione, andava sotto agitazione e tutto era un po' più... Vabbè. Ah, ok, cartellino rosso, fallo su Suarez. Almeno. Speriamo che ora Suarez rientri, eh. Io ancora lo vedo in campo, quindi vabbè. Ah, eccolo lì, è tornato su Alessito, eccolo. È tornato su Alessito, ragazzi. È tornato Suarez. Non corre tanto. Un po' di corsetta in più Suarez sarebbe il top, eh? O no? Che dite? Che dite, ragazzi? Non sarebbe come dico io? No, Maremma! Porca puttana, cazzo! E ora mi incazzo però. Perdere con questo cesso ambulante, ma vaffanculo! È finita, ragazzi. È finita, ragazzi. La partita è finita. Cioè, devo perdere con questo cesso io? Ma stiamo scherzando? Stiamo veramente scherzando? Vabbè. Non è il caso che devo registrare, dai, non è il caso, ma perché insisto? Ma guarda i falli che fa questa testa di cazzo. Ma guarda i falli, testa di merda. Sei una testa di cazzo, sei. Dai, su, dai. Vabbè, Suarez non riesce a fare un cazzo. Vabbè, guarda il culo, ragazzi. Ma guardate il culo. Facciamo una cosa, tanto me la gioco in questo modo ormai. Vai, Maradona, prima punta. E via. Gli facciamo battere anche subito il calcio d'angolo, eh. Su, via, andiamo Diego, dai. Cos'è successo? Ah, beh, rigore. È rigore, che dite? Io non ho capito bene cos'è successo, vediamo. Vabbè. Andiamo così, ragazzi, dai, andiamo così. Andiamo in questo modo. Non ho ben capito il fallo, se c'era o non c'era, perché sinceramente non ci ho capito nulla. Se devo dirvi la verità, quindi, insomma. Ottimo così per Neymar, vai. Crossa la Neymar.
No, non ci credo. Non ci voglio. No, vabbè, non... ragazzi, io non ci voglio credere a quello che ho visto. Io non voglio crederci, poi ognuno. Io non voglio credere a quello che ho visto, boio. È successo. Con questo cesso, perché. E ho messo Maradona prima punta lì, ma figuratevi se è riuscita a fare qualcosa. Maremma, ragazzi, maremma. Ok, fuori gioco, va bene, fuori gioco, fuori gioco. Vediamo un po'. Vediamo un po' qui. Ok. Beh, Iniesta purtroppo è finito, ma... Vabbè, mettiamoci Robben, non è il suo ruolo, ma che devo fare, ragazzi? Che devo fare? Facciamo così. Non posso farci nulla, ragazzi. Devo mettere per forza Robben, tutti centrocampisti fuori forma. L'ho messo come CLS, cosa vi devo dire? Tanto la partita è ben che finita, quindi avrei anche potuto non mettere sostituzioni, ma... È andata, ragazzi. La verità è che si torna in D4. De Gea comunque fortissimo, eh. E basta così. Io lo blocco questo qui, ragazzi, eh. A me persone che fanno tutti questi falli li blocco e li segnalo. Mi dispiace, ma è così, eh. No, ragazzi, mi dispiace, ma pensate quello che volete. A me non me ne frega un cazzo. Ma a chi fa i falli, ragazzi, è così, eh. Ho perso la partita, non c'è problema. Non è la prima, non è l'ultima che perderò, quindi... Il problema non si pone, ecco. Il problema non si pone, ragazzi. Vabbè, finita così. Avversario testa di cazzo, perché la verità è una testa di cazzo, ragazzi. Posso dirlo tranquillamente, quindi non c'è problema. Ho perso. Non è un problema, ragazzi. Non è proprio un problema. Andiamo avanti. Vediamo un po' se posso fare ancora i punti per restare in divisione 3. Almeno questo, perché sono a 6 punti, ne servono 19. Forse qualcosa si può ancora fare. Ok, Iniesta sale di livello. Ah, non l'ho bloccato. Vabbè, mi sono dimenticato. Vabbè, vediamo un po'. Allora, 3, 6, 9, 15, 18. Allora, ragazzi, se le vinco tutte, si resta in divisione 3. Con un'altra sconfitta si retrocede. E niente, niente, ragazzi. Se le vinco tutte, insomma, si rimane in divisione 3. In divisione 2 non ci si può andare, bisogna riprovare. E nulla, ragazzi, il gameplay si conclude qui. Ci sentiremo con i prossimi video. Un saluto a tutti, al vostro Diablotex. Ciao a tutti e alla prossima.